Ciao a tutti amici, ben ritrovati qui nell'arte di Romy. Un saluto da Michela e da Roberto. Allora, oggi è lunedì e quindi il lunedì abbiamo il video tutorial facile. Questo è molto semplice ma di grande effetto. Soprattutto ce lo chiedono tanto per le feste di compleanno, soprattutto i maschietti. E andiamo a vedere con il nostro cancella che cosa realizzeremo quest'oggi. Quindi cancella, io sento pure la musica sottofondo. Eccolo lì, un terribile squalo! Uno squaletto, è molto facile, è veloce da realizzare, ma è di grande effetto, come vedete è molto molto carino. Allora, vi consiglio, come sempre, di vederlo una volta tutto di filato, senza prendere materiale e farlo direttamente, e poi la seconda volta lo andate a fare. Allora, come ogni volta, vi faccio vedere i materiali utilizzati, iniziando dai pennelli. Ho utilizzato due pennelli angolari, eccoli qui, di due misure diverse, uno un po' più piccolo e uno un pochino più grande, eccoli qua. E poi ho utilizzato un pennellino punta tonda numero 1, sottile sottile. Per quanto riguarda invece i colori, ho utilizzato uno split cake nelle tonalità dell'azzurro, eccolo qui. Qui c'è anche un po' di verdino, comunque in linea generale, visto che facciamo lo squalo, l'ho pensato un po' sull'azzurro. Chiaramente è uno squalo fantasy, quindi potete anche cambiare i colori. E poi ho utilizzato il nero, il bianco e basta, questi tre colori, quindi lo split cake, il nero e il bianco. E allora andiamo a vedere piano piano come realizziamo. Allora, con il pennello più grande prendiamo bene il colore dallo split cake e andiamo a creare una specie di curva. Poi ecco, con il pennellino, quello più piccolino, andiamo a togliere un po' di colore, a rimuovere un po' di colore facendo uno spicchio laterale, e poi con il bianco andiamo a rinforzare la fascia centrale, che sarà quella poi della pancia dello squalo, con il pennello tutto imbevuto nel colore bianco. Dopodiché, arrivato a riprendere lo split cake, quindi il colore azzurro, diciamo la sfumatura d'azzurro, vado a creare le pinne della coda e poi la pinna sopra e le due sempre con lo stesso pennellino, e le pinne per davanti, sia quella esterna che quella interna. Quindi quella interna la facciamo partire dove vediamo l'ultimo colore e quella esterna la facciamo partire dal bianco. Dopo, con un pennellino sottile, vado a creare il contorno occhi, sembra tipo un trucco, però il contorno occhi con il bianco, e tutti i denti, che a questo punto vanno lungo la spaccatura che abbiamo creato all'inizio. La spaccatura fatta all'inizio l'andiamo a creare bagnando la setola del pennello piccolino, la bagniamo, la asciughiamo sullo scottex e andiamo piano piano a fare questa virgola, a rimuovere, tanto si toglie, si rimuove facilmente. Poi, continuando sempre con il bianco, vado a fare delle piccole lineette che sono un po' le caratteristiche dello squalo, e poi vado a dare dei piccoli punti luce. Ricordiamoci che stiamo creando uno squalo cartoon, quindi anche i punti luce non sono per niente sfumati, perché sono proprio tratti bianchi, eccetera. Poi lì vado a fare proprio l'occhio, quindi un bel cerchietto nero, e chiaramente lo coloro. E poi lì vado a riprendere vicino agli occhi, vado un po' a sottolineare tutta la parte, la spaccatura dei denti. Eccolo qui, queste sono soltanto, diciamo, le linee di struttura un po' del nostro squalotto, però vedete che è proprio facile, molto semplice, simpatico e comunque di grande effetto. Ai maschietti piacerà tanto. Se non vi ricordate
ricordate come si utilizzano gli split cake, quindi il pennello angolare, vi ricordo di andare nella nostra playlist startup e lì c'è tutta la tecnica del one stroke. Ve l'avevo detto, oggi è veramente, eccolo qui, guardate quanto è carino, oggi è veramente veramente semplice il nostro video tutorial, quindi lo potete fare veramente con pochi minuti. Una volta memorizzati i passaggi è velocissimo. Vi ricordo come ogni volta di iscriverci alla nostra mail l'artediromi@gmail.com se volete vedere qualsiasi cosa disegnata, magari una cosa che non vi riesce oppure una cosa che avete curiosità di vedere. Potete scriverci alla nostra mail oppure ci trovate su Facebook, sempre il nome è l'Arte di Romi ovviamente. Poi c'è anche un gruppo Facebook, si chiama sempre l'Arte di Romi e lo riconoscete dal loghetto quello fucsia, e sotto c'è scritto Face e Body Painting Video Tutorial. E poi ci trovate su Instagram e su TikTok sempre allo stesso nome. E allora per oggi è tutto, quindi il video tutorial livello facile è bellissimo e super facilissimo. Vi aspettiamo a tutti i nostri appuntamenti, quello del mercoledì con le vostre richieste, quello del giovedì con i video tutorial di livello avanzato e poi il venerdì sera alle ore 22:30 la nostra live. Non potete mancare, ma soprattutto se volete partecipare scriveteci un messaggio nella nostra mail o sul Messenger come volete voi e noi vi manderemo qualche minuto prima il link per poter entrare nella nostra live. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo alla live di venerdì prossimo. Un bacione da Michela e da Roberto e ci vediamo al prossimo video tutorial. Cuore, ciao!